Ciao amore, come stai? Allora ragazzi, oggi è sabato e Vanessa ha la febbre, vero Anche io Anastasia? possiamo andare con te, ma vabbè. Allora, compleanno della tua compagna, non andiamo, ma non perché Vanessa ha la febbre, ma perché tu sei Se raffreddatissima. poi perché non partire, allora perché? Esatto. Come non andare tra poco? Che tra poco, anche sera. Non è sera, tra poco, perché sono le 11:30 del mattino. Stamattina ci siamo svegliati. Vanessa aveva la febbre, ha già vomitato due volte. Infatti, c'è pronta lì la sua bacinella perché appena le scappa deve vomitare. Infatti, perché magari poi sto freddo fuori, allora magari siamo malati. Non Esatto. possiamo andare manco partire a Roma. Allora, dillo un po', perché tra 4 giorni dove andiamo? Tra 4 giorni partiamo per Ma Roma. chi è che ci guarda il gatto? Non ho capito. Poi chi è che ci guarda il gatto? E poi ci organizziamo col La gatto. Può dare, o la nonna o la zia Claudia, adesso vediamo. nonna? Allora. Il gatto sale sul fornelli. Sì, vabbè, ma tanto non cucina nessuno, non c'è nessuno. Il gatto sale dappertutto perché è un gatto, anche sui Tanto mobili. restiamo 3 giorni, nonna. Sì, restiamo 3 giorni. Allora, quindi oggi ci sarebbe il compleanno della tua compagna, ma non ti porto perché tu sei molto raffreddata, anzi prima mi sembravi anche un pochino calda, e Vanessa ha la febbre. Non sono ancora riuscita a farle un tampone e quindi appena riesco ad uscire le farò un tampone. Dove stai andando? Le farò un tampone per valutare almeno che non sia positiva al Covid, ma non credo perché c'è una forte influenza in giro, ci sono tanti bimbi malati anche nella vostra scuola e quindi immagino sia questo virus che c'è nell'aria. Adesso andiamo, sì, aspetta un secondo solo, un secondo solo, un secondo solo. Vanessa, in questo momento come stai? Abbastanza bene perché hai appena vomitato. Avevi vomitato mezz'ora prima, ti sei alzata, sei venuta in cucina e poi sei stata male di nuovo. Ti do un consiglio, anche quando vomiti, non ti alzare perché comunque non stai bene. Lo so che dopo vomitato ci si sente sempre un po' meglio, però fondamentalmente non stai bene. Adesso, amore, io ti sto preparando il ragù per farti le lasagne. Ok, adesso la pasta da Gucci, ho detto infatti. No, 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 ti faccio le lasagne perché domani noi dovevamo andare a mangiare dalla nonna Elisa, ma è saltato tutto. Lasagne. Eh sì, e io facevo le lasagne, gliele portavo. Purtroppo è saltato anche il pasto, il Vabbè, se pranzo. magari stanotte mi riprendo. No, 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 assolutamente. A parte che non voglio che attacchi nessuna influenza ai nonni, perché non Non ti voglio. preoccupare. Poi dobbiamo appunto partire, quindi tu questi giorni li trascorrerai a casa al calduccio. Lunedì non andrai a scuola. Vediamo se starai bene martedì. Ma non lo so, ho tanta paura perché comunque ho organizzato questo viaggio, ho già pagato tutto, la casa, il treno, tutto, 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 tutto. E anzi, ragazze, sarà il vostro primo viaggio in treno, lo sapete? Non siete emozionate? Io sono contentissima perché da bambina viaggiavo sempre in treno perché il mio papà è un ferroviere in pensione ormai e quindi per me il treno è un ricordo bellissimo della mia infanzia. Anastasia, vuoi entrare dentro la telecamera? E sono felice di farvi provare questa emozione anche a voi. Sono Adesso sicura che vi venite con troverete me, benissimo. venite con me. Sì, adesso vado a preparare il ragù. Per le lasagne, amore, qualsiasi cosa chiamami, ma comunque sono qua in cucina, non sono tanto distante. Anastasia mi sta spingendo, mi sta tirando perché vuole che io vi faccia vedere i suoi compitini che ha da fare. Perché tu lunedì a scuola invece vai se stai bene, eh? Così stai lontana anche. Se non stai bene, no, ma se stai bene, sì. Guarda che tre, devo. Guardate. Guardate ragazzi com'è brava Anastasia a scuola, vi ricordo che è in prima Sì, elementare. allora, primo Sì, è dai. così, poi secondo così, Sì, facciamo vedere i voti che prendi, non il libro, fai vedere i voti che prendi sul quaderno. Sì, abbiamo iniziato. Ah, qua ci sono le faccine che sorridono. poi qua Guarda. erano, qua no, ancora le vocali erano più avanti. Guardate quante La faccine. mamma, quanti ricordi, le prime letterine Sì. dell'alfabeto. Qua abbiamo scritto la data. Sì. Poi qua la Sì, faccina, qua amore. eravamo la lettera I. O, Qua eravamo alla lettera I, adesso ho iniziato addirittura a fare le sillabe, I, figurati E, bene, fatto brava. benissimo. Infatti, è già che ce l'abbiamo fatto benissimo.
questo, cioè non sembra manco un genio. Va bene. Dai, allora mi piace qua, l'ho decorato io. Sì, amore, bellissimo. Fatto benissimo. Guardate qua. Sì. Faccio vedere il tipo. Vediamo questo. I conti, hai preso un altro. Benissimo. Bene. Va benissimo. Benissimo. Bene, c'è scritto. Non benissimo, ma va bene lo stesso. Ecco, e guarda qui, guarda Anastasia, che tu qui hai preso un voto bellissimo, ti ha scritto bravissima, brava amore! La faccina così. Vediamo, dov'è? Wow, con la faccina sorpresa veramente di questo capolavoro. Anastasia, non hai sbagliato niente. Tu sei bravissima. Ti posso dire una cosa, continua così. Perché se tu continuerai così avrai pochissime difficoltà a scuola. Le maestre sono contente, ma soprattutto la persona più contenta, sai chi è? Io, amore, io! Adesso ascoltami un secondo, perdonami un attimo. Devo preparare un secondo il ragù perché Vanessa vuole le lasagne. No, io invece voglio pasta. Tu pasta il ragù e a Vane faccio le lasagne, ok? Mi piace, ragazzi. Mi piace tutto e anche i tuoi amici. Allora, ragazzi, scrivete nei commenti se vi piacciono i miei lavori e i miei disegni. Esatto, amore. Mi piace. Allora, Vane, ascoltami, ti ho preparato la minestrina in attesa che poi si preparino le lasagne perché hai tanta fame. Ci vuole solo un attimino che si raffredda. L'ho già messa nel piatto, la facciamo... Si raffredda già qui? Ma poi c'è il gatto, paura che si la tocca e si brucia. 5 minuti e te la do, va bene? Ok, more more, vieni. Pronta la minestra, adesso ti porto l'acqua e il tovagliolo. Guarda. Ma avete già finito? Tu non l'hai finita? Vabbè, già tanto che l'hai mangiata. Ma cosa stai combinando con questo pigiama stamattina, te? Venite con me. Un secondo. Mangiato, amore? Stai un po' meglio? Adesso vado a prendere la teglia giù e preparo le lasagne, va bene? Più tardi le mangiamo. Sei contenta? Perché non parli? Non hai voglia di parlare? Va bene, amore. Venite con me. Cosa c'è? Venite con me. Allora, altra lezione di Anastasia. Anastasia deve leggere le sillabe come compito a casa. Vai. Ma me mi mo mu ra re ri lo ru ra re ri lo ru. Lo lu la le li lo lu. Brava. E poi la maestra poi ce le leggerà a scuola. No, siete voi che dovrete leggerli alla maestra, Poi. Cosa c'è, amore? Stai coccolando col gattino, amore. Ti fa compagnia. Bravissima! Ti do un altro 10. Allora, bimbe, sono pronte le lasagne. Ho capito, Anastasia, che vuoi andare al compleanno. Vanessa è malata. Papà, Vanessa, come ne andiamo? Tu sei d'accordo? Se la porto un pochino e poi torno? Io voglio guardare il film. Lo guardiamo quando torno. Sì, ma non tornare alle 6. Il compleanno finisce alle 6. Noi torniamo alla pompa. Stiamo un'ora. La torta. No, la torta è sempre alla fine, Anastasia. Dai, stiamo un pochino e poi torniamo, va bene? Però non, il regalo. Non facciamo il regalo adesso, no. Quando finiamo di mangiare lo andiamo a comprare, che problema c'è? Tanto. Quando arriviamo alla festa, come prima della torta c'è il regalo, mentre loro giocano noi gli diamo il regalo. Va bene, poi giochiamo un pochino. Sì. Giochiamo un pochino, poi diamo il regalo e noi e poi lo apre il nostro regalo e gli altri quello degli altri lo aprono dopo la torta. Sì, va bene, amore. Ricordati le calze. Ricordati le calze antiscivolo. Poi mi fai perché? Voglio vedere come è fatto. Sì, amore. Ma come lo fa? No, ma ci vogliono le calze antiscivolo anche lì. Sì, ti faccio il video così vedi come è fatto. Come ti senti, Vane? Un po' meglio? Io mi sento meglio. Ti senti meglio, amore? Meno male. Ma ti è passata la nausea? Non vedo l'ora. Oh, meno male, sono contenta. Hai finito di mangiare? Brava. Vuoi andarti a cambiare? Sei contenta, amore? Giulia. Lo so che sei contenta. Dai, vai a cambiarti. Lavati i denti, mi raccomando, Se io finisco di mangiare, ma guarda che io mi devo lavare i capelli, Sì, lavati. Ma tanto sono solo le due. Ciao, amore. Come stai? È grande, più di me. Ma è cresciuta, veramente. Infatti. Mamma mia, oggi Vanessa non ha voglia proprio di parlare. Ieri arrivo un anno. Oggi due. Poi tre, poi quattro, poi cinque, poi cento. Dai. Allora, cosa facciamo? Andiamo a prenderle l'abitino o andiamo a prenderle il giochino? Giochino? Andiamo?
Ok. Sei contenta? Sì. Guarda che stiamo poco, eh. Amore, abbiamo cambiato idea e siamo venuti in questo negozio dove ci sono tantissime cose belle, carine, e soprattutto ci sono dei biglietti di auguri stupendi. Fammi vedere che bigliettino hai scelto. Suona? Se lo chiedi no, e se lo apri sì. Ok amore, siamo arrivate e tu stai scrivendo il bigliettino in macchina, amore mio. Io faccio vedere che cosa le abbiamo comprato, va bene? Sì. Poi mi fai vedere come lo scrivi, eh? Allora, abbiamo comprato questo Rainbow Course con dentro una rainbow a sorpresa e un Happy Surprise con dentro un unicornino a sorpresa, va bene? Ok, finito? Sì. Vediamo un po'. Tanti auguri da Anastasia. Un cuoricino glielo facciamo? Sì. Sei stata bravissima comunque. Brava amore mio. Brava, brava. Ok. Siamo arrivate alla festa di compleanno. Dove vai? Dove scappi? Andate, bimbe, andate a giocare. Guarda la torta, che buona! Con le fragoline. Festa finita, ti sei divertita? Sì. È stato bello? Sì. Allora adesso dobbiamo andare un attimino in farmacia e a fare un pochino di spesa e andiamo subito a vedere come sta Vanessa, va bene amore? Ciao amore. Amore, ma scalza. No amore, scalzo tutino. Ti viene da vomitare? Aspetta, aspetta che ti do la medicina, che ho comprato la medicina. Ma c'è? Oi. Ti viene? Hai vomitato in queste ore? Hai vomitato, Vane? No. No? Top. Guarda cosa ti ho preso. Non hai resistito. Sono arrivata io e hai vomitato. Adesso ti do le goccine. Speriamo che te lo fa passare. Guarda, amore, anche lo lacrimuccio. Ma hai dormito un pochino oggi? Mi ho dormito. Hai dormito oggi, amore? Fino alle 5. E poi stavi male? Stavi bene o stavi male? Non capisco. Ti ho sentito al telefono un paio di volte. No, perché non volevo vomitare. Hai ragione. Hai resistito perché volevi vomitare in mia presenza. Vero? Che volevi la mamma? Adesso ti do le goccine. Date ragazzi. Cos'è? Questa è Vanessa e questa è mia. È vero, abbiamo comprato due calendari dell'avvento. Un attimo, lo apro, ti aiuto. Fammi, ascoltami, Anastasia, siamo appena tornate. C'è Vanessa che sta male. Posso dedicare a Vanessa 10 minuti? Grazie. Hai visto il posto di Pagnate? Ti è piaciuto? Sì. È bellino, sai? È bello. Anche il campo da calcio per i maschi. Anche il campo da calcio è bello. Anche c'è lo scivolo. C'è lo scivolo. Ma Anastasia è scesa in quello scivolo. Certo, tutti scendevano, sì. Sì. Ma alla fine quello. Ma alla fine niente, scendi, sei per terra. E poi vai a fare le scale. Sì, per terra, oltretutto nel piano di sotto. Ah. Sì, sì, infatti. E le persone? Boh, non lo so. No, vabbè, è chiuso da un recinto, E poi si saliva. E poi si saliva con le scale, sì. Amore, 10 gocce. Riesci a metterle? 1, 2. Quante sono scese? Apri. Beh, quante ne sono scese? 2. Allora, amore, abbiamo misurato la febbre e c'è la febbre a 38. Bene. Speriamo che tu nei prossimi 2-3 giorni guarisca. Però ho saputo una cosa oggi. Che a Roma. Io. Che a Roma ha detto una mamma di una mia compagna. Che è di Roma. Che pioverà tantissimo. No, che sta piovendo tantissimo. Praticamente Roma è allagata. E vabbè, speriamo che passi anche questo. Che tutto muoia in questo fine settimana. Massimo i primi giorni della settimana prossima. Non di più di martedì, però, Adesso io comunque ieri la febbre 38, ma non mi sento bene. Ma no, sei appena vomitato, Vanessa. Ragazzi, hai appena vomitato. No. Sto bene. Perché hai vomitato, stai bene. Dai, allora Anastasia. Quando ho vomitato mi sentivo un po' chiuso. Adesso io apro 3 perché oggi è il numero 3. Sì, abbiamo comprato il calendario dell'avvento, ragazzi, si sta mangiando tutti i cioccolatini in tempo zero. 3 perché oggi è 3. Esatto. 1, 2, 3. Dai, mangia il 3. Andiamo a Roma, mamma, usciamo, rientriamo a Novara domenica. Sabato. Ma noi partiamo mercoledì e torniamo sabato. La faccio con un cappellino, invece la fa vedere? La faccio con il cappellino, invece
Invece l'altro era l'angelo, poi c'era il rossetto. Va il bene. Primo rosso. Va bene. Secondo l'angelo e il terzo la Va benissimo. Allora ragazzi, io mi vado a cambiare un attimo. Poi vado un attimino giù da papà che mi sta aspettando. Manco, e nel frattempo ti do la tachipirina. Va bene, amore? Ragazzi, se non chiudo sembra che manco l'ho aperto uno. A few moments later. Ok, amore. Come stai? Assonnata. Andiamo a dormire? Speriamo che la notte vada bene e che tu dorma serena, eppure io. Fammi sentire. Tutto ok? Adesso ti... Sei sempre un po' caldina, nonostante la tachipirina. Va bene, amore, dai. Andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina, salutiamo i nostri amici e diamo la buonanotte a tutti e facciamo sapere domani mattina come stai, ok?